Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, altro unboxing. Oggi stiamo parlando delle Yeezy 700 V3. La colorway è la Kainite ed è un incrocio, secondo me, tra due altre colorway di cui vado a vedere il nome perché non me le ricordo benissimo. Sono le Azale, che è la colorway OG, e l'Arzaret. Spero di averle pronunciate bene. Secondo me è un incrocio tra queste due colorway, la Kainite. Andiamo a vederla perché potrebbe essere una vostra nuova colorway favorita delle 700 V3. Bam ragazzi, ecco qua, mischia un po' le due colorway, un po' il blu e il giallo del modello G. E devo dire, molto aliene. Anche questa molto aliena. Te ne lancio una, così la vedi anche tu, Marco. Pam. Partiamo dal top. Il top sotto ha questo mesh che alterna del bianco e del blu, che continua su queste strisce che arrivano fino a dietro. Qui abbiamo anche dei fori di traspirazione. Il tutto è coperto da questa specie di esoscheletro, si può dire così, un po' alieno, ricorda molto Alien. Esoscheletro. Corretto, esoscheletro in gomma che va a dare rigidità alla scarpa. Questa parte qua è tutta semitrasparente, si vede attraverso, e diciamo è per la traspirazione del piede, sia interna che esterna, tutte e due è trasparente. Il supporto della scarpa è dato da questa mega midsole, che diventa, poi si trasforma anche in outsole, eccola qua. Si intravede la tecnologia, che per le V3 delle 700 non è più tecnologia Boost, ma si è passati all'Ortholite. Comunque vi assicuro, molto molto comoda. La stessa tecnologia che c'è sulle 500. Qui dietro abbiamo il nostro logo Adidas e non ci sono altri loghi Adidas su tutta la scarpa, se non internamente sulla soletta, e ve la faccio vedere. Abbiamo il nostro logo Adidas, se riesco a farvela vedere perché è molto scura. Comunque fidatevi, c'è il logo Adidas con il logo Yeezy. Il nostro laccio è nero, è tondo, anche abbastanza cicciottino, ed è quello unito in alto, quindi che una volta inserito il piede si tira e si aggancia al piede senza doverlo allacciare. La calzata è a burrito, classica, classica calzata calzino, con però degli spuntoni qua e un altro spuntone qua che vanno a dare un po' più di, come dire, di raccolgono un po' di più la caviglia, secondo me. Stringono un po' di più, danno un po' più di supporto alla caviglia, contenendola un po' di più. Qua davanti la toe box, così un po' a V, e diciamo che la scarpa è molto futuristica, sembra molto futuristica. Non mi fa impazzire come silhouette, perché è un po' troppo estrema forse, secondo me. Mi piace molto, molto, mi piace di questa silhouette il contrasto tra il nero interno della linguetta e delle stringhe e l'esterno della parte esoscheletro più la, diciamo, il top in mesh. Questo mi piace molto questo contrasto che continua il nero esternamente, questa cosa qua. Mi sembra veramente un qualcosa di vivo, un qualcosa di alieno, ma di vivo, cioè di organico, ecco. Mi dà molto così un'impressione di un qualcosa di organico, quindi apprezzo quello. Non mi fa impazzire per me come silhouette da mettere sui miei piedi, da indossare con i miei vestiti, con il mio outfit tutti i giorni. Da evidenziare, Marco, anche del 3M riflettente qua davanti sulla punta. Qui c'è del 3M riflettente che esce leggermente sulla punta. Come detto, vengono con i lacci questi qui chiusi, che si tira e si stringe. Ha anche un'altra seconda opzione di lacci che entra nella scatola, e sono quelli classici, normali, aperti, se volete fare la classica stringata, la classica, come si dice, galetta.
a fiocco, a nastro, come la chiami? A galetta, a galetta. Bene, questo è quello che pensiamo noi della scarpa. Siamo curiosi di sapere cosa pensate voi delle 700 V3, soprattutto in questa colorway, che tra tutte, secondo me, è una delle mie preferite, se non la mia preferita. Mi piace, come detto, il contrasto, non mi fa impazzire il modello. Come taglia, andate sulla vostra taglia, io ho preso un 9, non stringe particolarmente in punti, io generalmente vado su di mezzo numero con le Easy, con queste ho provato un 9 e mi sembra che vada più che bene. Non scendete di mezza taglia perché sennò stringe. Come prezzo sono uscite a 200 euro il 27 di marzo, resellano tra i 220 e i 260, per cui se siete interessati andate subito a vederle. Vi lasciamo un fit review così vedete come calzano e fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della scarpa. Thumbs up al video, iscrivetevi al canale, Marco, è molto importante per noi. Subito. Subscribe al canale e seguiteci anche su Telegram e su Instagram, perché lì grandi novità arriveranno. Ciao ragazzi, alla prossima. I ain't got nobody on my mind sometimes. I wish I had you, but I don't, that's fine. So I guess it's okay, hey. Yeah, I guess it's okay. Yeah, I'm looking out the window, I see my reflection. I know I'm not perfect, but I have direction to follow. God's lead, I don't wanna borrow your keys to unlock my dreams. Consistency is all that you need.